Allora, io parto subito col dirvi, non lo so, ok? Non lo so, ma noi siamo qui ora e vi spiego tutto. Mi è arrivato un pacchettino da Vinted che lo vedete già aperto perché ci ho girato il video unboxing, un piccolo video unboxing, quindi l'ho aperto, ho già guardato. E adesso ve lo spiego un po' perché ha bisogno di spiegazioni. Per chi lo vede, per chi non lo vede, il piccolo video è tutto un... Comunque, qui c'è il pacchetto e adesso vi spiego. Siete pronti? Vi faccio dare una sbirciatina e poi, anzi, prima della sbirciatina ci siamo ovviamente io e Pomettino, ma c'è anche una cosa molto importante oggi qui, che è lo sventolino ospite speciale, perché se no non si può. Quindi se sentite un rumorino è lui che si vuole fare sentire, quindi top. Comunque adesso passiamo a quello per cui siamo qua, ovvero il pacchetto di Vinted e la spiegazione. Pronti? Ok, fatemi fare un po' la copertina del video. Molto bene. E adesso così, partiamo subito dall'oggetto per cui io ero interessata e poi vi spiego anche cosa vuol dire questa frase. Allora, eccola qui. Questa Barbie, ok? Questa Barbie un po' poverina. Questa è la Barbie del 1999, quella glam style, qualcosa, twist hair, quella che praticamente, se voi vedete qua, gira la testa e cambia il colore di capelli. Questa è una delle Barbie che avevo da piccola, io non ho più niente di quando ero piccola, quindi quando trovo qualcosa, vedo qualcosa così, la vorrei ovviamente perché è parte del mio passato, però, come mi spiego io, nessuno mai, però che questa Barbie qua praticamente la vendevano come pezzi di carne, in poche parole, 1 euro questa Barbie. Quando l'ho vista ho detto, alt tutti, io vorrei provare a ridarle vita, ok? Essendo che nuova costa tipo 100 euro, no. 1 euro, ok, proviamoci. Io però, come dicevo prima, non lo so, ok, non lo so perché vi faccio vedere questa Barbie, a parte i capelli che sono stati tagliuzzati e sono tipo, sembra che ha preso la scossa, ma il trucco, tipo a un occhio manca il trucco e un pezzettino di rossetto manca, poi è abbastanza zozza, ma vabbè. E poi tipo i pantaloni sono un po' così, però almeno c'è su i suoi pantaloni. La parte più rovinata è questa qua dietro. La mia idea è quella di cercare di sistemare i pantaloni, più o meno, perché vorrei farle tenere su questi, e poi cercare di sistemarle i capelli, ok? Ovviamente deve fare un bel bagno. E poi la mia idea è che io non sono capace a fare repaint o cose così, vedete, perché non so se si vede, manca proprio qua, è la parte un po' più che manca, ok? Qua il rossetto magari con un po' di acrilico ci vado sopra tanto per coprire il buchettino qua, qualcosa così, ma per gli occhi, l'occhio, perché l'altro occhio è perfetto, ok, è solamente questo balordo. Però quindi che cosa vorrei fare io? Cercare appunto pulirla, sistemare i capelli, cercare di sistemare la bocca e poi metterle gli occhiali da sole, perché io non sono in grado di sistemare questa cosa, sempre che io riesca a darle una nuova vita, perché se lo merita, ok? Questa povera pazzerella. E appunto, prima vi dicevo che questa Barbie è costata 1 euro. Quindi la venditrice mi ha detto che solamente per 1 euro non spediva il pacco. Quindi sono andata a vedere tra le sue inserzioni e ho trovato un'altra donzellina che mi sarebbe piaciuta. Davvero, non mi ricordo se da piccola ce l'avevo o no, ma ce l'ho adesso, ma ovviamente vi devo far vedere chi è. Sbam! È Jade, ok, la Bratz, ovviamente, stiamo parlando di Jade, e lei è una Bratz del 2001, ok, anche lei è un po' zozzerella qui e là, anche qua sulla... non so se sto mettendo a fuoco me, vabbè, è un po' zozzerella qui, un po' qui, e le manca un po' di rossettino, ma... Per il resto è molto molce, cioè gli occhi sono a posto, è ovviamente da sciacquare. Non ho capito se è una Jade con i capelli così o se è stata tagliuzzata con i capelli. E
E poi questa è venuta, tanto che ci siamo, dico 2 euro questa, però veniva senza le scarpe. Io non ho nessuna brace, ok? E quindi nelle inserzioni ho trovato delle scarpe e adesso ve le faccio vedere. Eccole qui, appoggio un attimo la donzella. Queste sono le scarpe che ho scelto perché le altre avevano proprio il colore del piede e quindi non si abbinavano magari a Jade, quindi questo stivalotto qua nero c'è un po' qui rovinata, però anche queste sono venute 2 euro. Ok, quindi ho detto per 4 euro una brace, proviamoci. Poi, appunto, stavo dicendo: questo è un punto. Vabbè, appunto, stavo dicendo che io è la prima brace, non ho altre brace, quindi come la vesto io questa figliola, pensavo di utilizzare i vestiti delle LOL. È tutto un non lo so questo video. Prima hanno bisogno di fare un bel bagno, anche perché i capelli di questa Jade sono messi bene, quindi forse sarà le macchie che in faccia, ma non so se andranno via. Però la mia cosa più importante è riuscire a darle vita, riuscire a farle carine il più possibile, anche se comunque avranno difetti, ma non ci interessa perché tutti comunque dobbiamo avere una possibilità di rinascita. Cosa sto dicendo? Non lo so. Però niente, questi sono stati i miei acquisti. Adesso ficco un attimo così per farvi vedere. Come non detto, non voglio schiacciare forte perché poi adesso devo andare a fare il bagno a tutti e due. Quindi abbiamo Bratz e Barbie da sistemarle. Io non so se ce la farò, non so bel niente. Ovviamente ora ci proverò perché ci tengo molto. Cioè, top, top, top. E questa figliola veramente non so come è conciata nemmeno sotto. Vorrei proprio tenerli di questi pantaloni. Sotto qualche macchiolina, però se la teniamo con i pantaloni. Pantaloni c'è anche l'abito di Barbie. Non lo so. Non lo so. Io adesso ci provo, vediamo un po' come va. Ovviamente ve lo farò sapere. E vi farò comunque un piccolo video dove faccio tutto il procedimento e poi qui tra di noi vi faccio, ne parleremo, vi spiegherò cosa ho fatto, cosa non ho fatto, cosa sono riuscita a fare e soprattutto cosa non sono riuscita a fare. E niente, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate dei miei acquisti. Praticamente con 5 euro mi sono presa queste due donzelle. Ok, e niente, quindi io e Salottino, io e Salottino, io e Pomettino vi salutiamo. Ciao!